come stai? Grazie. Ciao Marco. Mi regali un coffee tuo? Grazie. Tu cosa bevi? Ho preso il caffè. Okay, appena allora, arrivato qui mi è stato offerto. 10 secondi e partiamo. Quella gli chiedo l'altra notte, ci conosciamo poco, qual è l'ultima cosa che hai letto che ti importa? Se ne viene fuori sembrava una puttanata, perché, ma lei non sapeva per nulla di queste cose. E mi dice le tronche de Camus. Hai capito? Stupenda. Ok. Eccoci qua, buongiorno, questa è Radio Radicale dalla sede del Partito Radicale di Torre Argentina 76. Con noi ci sono Fausto Bertinotti, Marco Pannella. Questo è un appuntamento di lavoro, possiamo dire, un confronto che era forse destinato inizialmente ad avere non la eco che avrà, visto che siamo in diretta. Ecco, tu non te la dai, ma la pubblicità. La pubblicità, diciamo. Perché siamo in diretta radiofonica, ma siamo anche, ne approfittiamo per lanciare questa novità, siamo in diretta sul canale del Digitale Terrestre su Roma e Lazio, il canale Radio Radicale TV 813. Salutiamo i nostri ospiti, salutiamo e ringraziamo i presenti e chi ci segue dalla radio e dal canale 813 del Digitale Terrestre Radio Radicale TV, così come dal sito radioradicale.it in diretta audio video. Dicevamo, Marco, è un appuntamento operativo di lavoro che assume forma pubblica, perché siamo alla vigilia di un appuntamento che è volto a scongiurare l'imminenza, una possibilità, quella cioè di una chiusura, e quindi un appuntamento, quello del congresso radicale del 23-25 maggio prossimi, l'ottavo congresso italiano del Partito Radicale, che è in realtà un'alternativa alla chiusura del soggetto radicale. Partiamo da qui, con Bertinotti vi siete già un po' confrontati su questo. Ma sì, partiamo dall'attualità strettissima, perché mi pare che oggi abbiamo una situazione formale, proprio per dire, che potrebbe essere disegnata perfino in un coso neorealista, dico perfino, chiedo scusa, sai che... nel quale noi abbiamo sicuramente una situazione paradossale, soprattutto se vediamo uniti, perché lo è, dalla storia e da questo tavolo, Fausto e Pannella e Marco. Quale? Quella della... rappresentavamo in modo diversi minoranze. Certo, quella del 41, a quale io mi richiamo, di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Colorni, per il manifesto di Ventotene, mentre loro erano in carcere qui, anche prima a Civitavecchia, e si dovevano dolere delle loro pagine. Cioè, la vita più difficile è quando leggiamo quello che scrivono i corrispondenti di tutto il mondo, che poi è il nostro mondo antifascista, quello che scrivono della realtà italiana. E allora erano già via della Mercede. Ecco. E adesso credo che troviamo un momento, credo, piuttosto importante. Cosa sta accadendo in questo momento come attualità del mondo? Beh, noi ci troviamo dinanzi ad un riflesso animale, ma animale umano, comprensibile. Cioè, è vietato non a noi di parlare, è vietato alla gente comune di ascoltarci, che è molto diverso. E siccome di gente comune ce ne sta dappertutto, e si può sospettare, come nei buoni periodi stalinisti o equivalenti,
che il più pulito in realtà è un possibile traditore, anche consapevole. E nella realtà di oggi, in verità, è accaduto questo però. Forse lo devo dire perché non appare sempre molto chiaro valorizzare, valorizzare si può anche criticare questa situazione. Chi poteva immaginare ancora 15-20 anni fa che l'ONU sull'antiproibizionismo, l'indirizzo, diciamo, è perché? Perché quello lo abbiamo sempre individuato, il proibizionismo, come una reincarnazione, forse disperante, ma certo anche disperata, nel tentativo di creare all'umanità intera, e non solo a qualche individuo, l'esorcismo. L'esorcismo, no, era l'esorcismo proibizionista rispetto al male che riviene fuori. E oggi dobbiamo dire che l'orientamento prevalente per il momento nelle opinioni che sono a monte o a valle dell'ONU, eccetera, chiaramente abbiamo a livello ideologico, cosa che non ci commuove troppo, a livello ideologico è vincente ormai la scelta invece regolamentatrice di noi, gli salvaggi liberisti, che però i bambini, Fausto, forse te lo ricordi tu, i bambini 50 anni fa che mi dicevano legalizzala Marco, cioè noi sospetti di liberalizzare la cosa e via dicendo, coerentemente stiamo vivendo ancora adesso legalizzala, 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 legalizzala. E però non è molto chiaro a tutti, siamo a tutti quelli della nostra ricca storia, Fausto, no? Nelle varie sue componenti. Quindi, tenendo presente questo, adesso però è indubbio che ci troviamo, non so se su questo sei d'accordo, dico, aggiungo, una piccola constatazione, le cose sono cambiate. Beh, insomma, il Presidente della Repubblica, e devo dire con una qualità straordinaria di riflessione, una capacità, sì, interviene proprio lì dove lo abbiamo sollecitato, anche criticamente, molto duramente, che lui prendesse la posizione effettiva di massimo magistrato della nostra Repubblica, non di massimo curatore della quotidianità di governo del nostro Paese. E lo ha fatto in modo straordinario. Credo che aria tiri, che aria porti o che aria abbia portato Papa Francesco, molti dubbi non ci sono, tant'è vero che nel mondo degli atei devoti c'è molto allarme su questo. Oh mamma mia, fra poco diranno che è eretico questo qua. Hanno cominciato. Ma queste cose le conosciamo da 100 anni, 200 anni, insomma. Anche perché qui vorrei ricordare che viviamo in questo paese, un paese in cui riesplode, non nominalmente, quel cattolicesimo liberale per il quale c'è sto mistero, dice, non è tanto Mazzini, non è tanto Garibaldi, non è tanto, ma il risorgimento l'ha fatta il cattolicesimo liberale, no? L'ha fatta Manzoni, l'ha fatta, no, queste cose che vengono fuori. Resta però un fatto, come sentivo di recente nei dintorni del tavolo valdese, adesso fra poco si terrà, tanti auguri, aspettiamo molto, in cui si ricordava, cioè, però con questo capo dell'Unità d'Italia, la prima cosa che è successa è che non solo non erano più all'indice i cattolici liberali, che c'erano nel momento dell'Unità d'Italia ancora chiara, ma erano anche non solo quelli italiani, era possibile la lettura e la conoscenza di quel tipo di religiosità che potevamo in tutta Europa ricondurre al cattolicesimo liberale in termini italiani, o, insisto, anche
o anche britannici, che non era secondario. Quindi in questo momento però siamo ad un dunque sui problemi dello Stato di Cesare e dei diritti umani. Oggi sono tutti pari d'accordo, il Presidente della Repubblica, dicendo la CEDU, tutti quanti formalmente, nel sottolineare che i problemi sono quelli che già conoscevamo, di Cesare da una parte e delle catacombe dall'altra, al di là delle volontà soggettive dell'un Cesare o dell'altro. Insomma, Pietro stava nelle catacombe, non per caso, diciamo Paolo, non materialmente, non nelle stesse, ma è indubbio. E allora da questo punto di vista noi viviamo un momento nel quale certamente la rivelazione, l'avvento cristiano, con la grande, direi, novità rispetto ad altre religioni, cioè Dio, tra virgolette, che prende corpo, si incarna con tutto quello che può significare, no? E le vicende che conosciamo. Oggi allora siamo qui però per dirvi: le vicende italiane sono tali a livello di realtà positiva, che sono in difficoltà, mi pare, notevole, proprio sul piano dei fatti, non dei riconoscimenti dell'incenso, proprio Papa Bergoglio, proprio Giorgio Napolitano, e a questo punto non arbitrariamente anche noi, che potremmo essere considerati invece che i semi che hanno aiutato queste piante rigogliose ad affermarsi, no, invece da robetta che cerca di inserirsi in modo spurio. Non è così, e quindi questa oggi, volevo dire, Fausto, è vero, figuraggio giocare sull'allarmismo, saremo dei cretini, l'allarmismo giochi quando tu hai una comunicazione che è complice, che è d'accordo, se no è una velleità un po' onanistica, diciamo, dei diritti così, no? Sono diritti così a denunciare. Però invece dobbiamo un elemento di conoscenza della verità, ed è vero che tutti gli esperti, anche di problemi connessi alla vita materiale delle organizzazioni politiche, concordano nel dire che come partito possiamo trovarci alla vigilia di chiusure traumatiche, non solo di, non entreremo nel merito, però è così. Ma la risposta che noi già vediamo, si è detto il congresso ed altro, per me è un'occasione splendida. Mi permetto di dirlo, anche perché in questi giorni mi è capitato, ci siamo visti, abbiamo parlato molto anche con Don Paglia, Monsignor Paglia, e con altri, devo dire, dello stesso qualità di rappresentanza non burocratica, ma di campione umano, no? Di campione di una realtà. E forse quello che abbiamo dinanzi, e se succedesse che per laicità, per non riflessi che sono anche burocratici a volte, no? Di conformità e di conformismo, dinanzi a questa situazione, con gli obiettivi legali, legittimi, internazionali, che ci uniscono tutti nello scontro a favore della continuità della politica di Stato italiano, che è continuità tecnicamente in una ultra trentennale, misuro le parole, trentennale, tecnica connotazione di criminalità tecnica, non morale, di Stato rispetto alla sua propria legalità vigente, tra virgolette,
ufficiale dell'ONU, non siamo più la Società delle Nazioni, no? E quindi dell'ONU, con tutti i patti ufficiali impegnativi letteralmente che vanno nella direzione stati di diritto e diritti umani. E possiamo, dopo il convegno che abbiamo fatto, c'è stato con Matteo che si era occupato, ragion di Stato versus ragioni di diritto e di diritto umano, e che intende essere un po' la falsariga della lotta che stiamo cercando di portare alla luce, ma nel quale dobbiamo dire che il messaggio tanto atteso, vabbè, lo dico con un sorriso un po' maligno, che il messaggio di Giorgio Napolitano ci ha ripagato dell'attesa per la qualità delle argomentazioni, tali per cui il giornalismo d'inchiesta che si è scatenato contro non menziona mai le ragioni del Presidente della Repubblica. 13 pagine di messaggio. Niente, non le menzionano, il problema sono queste cose e bisognerà tenerlo presente. Allora, ce la facciamo? Nulla può pretendere avere la stupidità di essere immortale. Sappiamo che avendo spesso giocato l'appena possibile contro l'estremamente probabile e l'appena possibile che si è affermato. Un po' screanzato come sono, mi sono permesso di interrompere nella telefonata un momentino Sua Santità, quando lui mi dice sii coraggioso, cioè lui mentre l'altro Abernet sta attento a Marco Stappa, sii coraggioso, e lui aggiunge farò tutto il possibile in questa direzione. E io mi sono permesso di, come scusi Santità, ho capito bene, farà tutto il possibile, ma quello lo famo tutti quanti, lei deve riuscire a fare quel nuovo possibile che sia determinante e che da lei può venire chissà da chi altri. È notazione che è stata fatta. Adesso, a pochi giorni da quel momento, altre notizie vengono fuori, però credo che in realtà l'appena possibile possibilità di vita ulteriore del nostro partito formale, la vita è formale o non lo è, e può darsi coincida con la possibilità di successo del nuovo possibile, no? Che dobbiamo concepire, di cui siamo forse tutti gravidi, no? E allora su questo dico grazie a quelle idee che mi sono venute e vengono dall'interno del mondo organizzato delle religiosità e che dicono ma a questo punto le caratteristiche del partito sono tale per le quali controlliamo da tempo una norma centrale espressa e che chi si iscrive al partito radicale acquista un obbligo, un dovere in più esplicitamente richiesto di essere singolare, personale nell'affermare e cercare le proprie risposte all'attualità, non appunto frenato ma quasi statutariamente pungolato dall'essere viaggiatore di quell'anno radicale, no? Quello che abbiamo evocato. E a questo punto io mi dico certo, sì, è vero, io quello che non mi auguro, ma io spero che diventi possibile, è un possibile inaudito, ma che proprio per non solo sintonia, ma per rigore e vigore nel quello che da quel mondo, da alcuni decenni, in Italia, ma non solo, avvertiamo, ci possa essere, siamo tutti radicali, siamo radicali
queste le Italie, anche noi, e compriamo il biglietto perché si sia non 2000, 1000, eccetera, si sia popolo, antipopulista come il popolo, si sia il popolo, e allora siamo in centinaia di migliaia, in un modo o in un altro, a comprare questo biglietto per poter usare il servizio, ma allo stesso tempo per poter permettere al servizio di avere certezza di continuità e di poter fornire quello che da lui si attende. E quindi ho detto a Passon che fate lì a Genova, al porto, nel senso che non essendoci Andrea, Don Andrea... La comunità di San Benedetto al porto. Come sia, appunto. Io credo che non sarei affatto sorpreso, dico, ma se lo fossi. Ma sono 50 anni che queste cose le vedi, le constati. Se vedessi una marea di suore, di monaci, di colli torti e di altri, oggi impossessarsi del Partito Radicale. No, lo dico questo perché quando noi facemmo quello statuto libertario, subito ci si disse da parte anche, dice, ma se fai così, il PC che ci mette? Se ne fai iscrivere 4.000, va al congresso e in maggioranza avete chiuso. No, proprio questo era una cosa. E non è accaduto. È accaduto magari che un po' di noi della storia comunista formale abbiamo fatto parte, no, con i compagni e le vecchie compagne comuniste. E adesso, allora questa se volete è la sorpresa. Vi dico che con Fausto vorrei parlare proprio di questo. È immaginabile che si salvi non solo il Partito Radicale, abbiamo sempre detto che è uno strumento, ma che si salvi la realtà italiana che è esplosa in questi ultimi anni, con connotati di nuovo diversi da quelli precedenti, quelli per i quali ho l'impressione che non per punizione, ma mi auguro che si aiuti il Vaticano di Ruini di quel periodo, no, con fiducia a chiedere un po' perdono per quell'errore fatto contro la propria legalità, contro quella dello Stato, no, di intolleranza furbesca. Ma la farina, lo dissi allora, la farina del diavolo è in crusca. In effetti, oggi l'ottima farina della Santa Sede di oggi, mi pare, dimostra davvero che nelle intenzioni di quelli che facevano allora quelle scelte, le loro scelte se ne andavano in crusca e venivano riconosciute semplicemente anche dai compagni di fede, di convinzioni, come la semina sbagliata. Ce la faremo, Fausto? Presidente Bertinotti, ce la faremo, come dice Pannella. Capita di incontrare in questa strada, Pannella ha citato Napolitano, ha citato Bergoglio, sono gli interlocutori che ha avuto anche negli ultimi 10 giorni particolarmente intensi. Che giornate quelle appena vissute da Pannella e dal Partito Radicale. Beh, io l'ho vissuto a letto, ho capito. Beh, io spero che ce la faccia, che ce la facciate, però insomma, voi? Noi, insomma, ah. I confini qui sono molto labili, diciamo, è sempre più labile, ma io ho dismesso da tempo due atteggiamenti, diciamo, di distinzione forte rispetto a Marco e diciamo le culture radicali, che sono stati, secondo la mia tradizione, A, quello di ritenere che sopravvalutasse incommensurabilmente la questione dei diritti e delle regole rispetto alla questione dell'eguaglianza. Due, che ci fosse un eccesso di volontarismo
in molte delle sue battaglie politiche pure preziose. Ho dismesso entrambi questo atteggiamento critici più che per merito di Pannella, per demerito del campo in cui ho militato e milito, che no, diciamo, non può permettersi dopo una sconfitta storica di avere il sopracciglio alzato, e quindi, diciamo così, provo a guardarla con un occhio più, diciamo, sì, più complice, ecco, più complice. E, però vorrei ugualmente riflettere, in qualche modo mantenendo questa continuità con il mio impianto critico. C'è un elemento paradossale semplicemente nella descrizione dei fatti che tu adesso, direttore, hai ricordato, che prima hai esposto molto ampiamente Marco. Ed è: Marco Pannella incontra sulla sua strada, che è una strada molto impegnativa e diciamo così molto critica rispetto a un potere manifestamente illegale, incontra sulla sua strada le maggiori autorità del mondo delle istituzioni religiose e delle istituzioni laico-statuali. Di Cesare e di Pietro. Esatto, incontra il dati a Dio e il dati a Cesare, entrambi, diciamo, i portatori di Dio e di Cesare incontrano Marco Pannella e, adesso non vorrei forzare rispetto alle due autorità, però manifestano un interesse e spesso una condivisione rispetto ai temi che vengono avanzati come temi di civiltà, di diritto e di umanità. Allora, uno cosa si aspetterebbe? Che questa battaglia in qualche modo vada a un compimento e a un risultato. È fatta, uno dice. Cioè il legislatore, avendo l'onore e l'onere di essere rappresentativo del popolo, un popolo che si manifesta attraverso l'autorità laica, attraverso l'autorità religiosa in consenso, tutto dovrebbe far credere che dunque le condizioni per realizzare gli obiettivi indicati siano. Invece no. Invece no. Invece il legislatore risulta non impermeabile a Pannella, ma impermeabile al Papa e al Presidente della Repubblica. Perché? E com'è possibile? Questa domanda, secondo me, è una domanda ad oggi, nel nostro mondo di oggi, capitale, perché forse ci conduce alla ragione per cui il nuovo possibile di cui parla Marco contro il probabile è un azzardo, è una sfida che, se uno fosse realista, dovrebbe dismettere. Proviamo a vedere perché. Secondo me, perché, adesso la dico con un po' di violenza, vi chiedo scusa, perché è morta la politica. O meglio, la politica che attraverso mille storie, a cui diversamente abbiamo appartenuto, aveva guadagnato uno statuto di autonomia nell'esercizio della costruzione della democrazia, secondo me, ha dismesso l'abito dell'autonomia e ha assunto un ruolo servile nei confronti dell'organizzazione di una società neo-autoritaria. Cioè, la politica oggi non è che è scomparsa, non è scomparsa per niente, anzi è più forte e, diciamo così, strafottente che mai, soltanto che invece di servire la costruzione della democrazia serve la costruzione di regimi neo-autoritari. Dico neo-autoritari per evitare che la polemica cada immediatamente, ma dove vedi i carabinieri a cavallo, dove vedi i gendarmi, dove vedi il fascismo? Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un'altra cosa. Questa condizione, secondo me questa condizione, fa sì che persino il Papa e il Presidente della Repubblica possano risultare del tutto impotenti. Possono risultare impotenti perché questo sistema tende a risultare impermeabile
a tutte le domande che non siano considerate compatibili con il suo funzionamento. Il criterio di giustizia come il criterio di libertà sono dei lussi che questo sistema non si può permettere. Risponde ad un criterio di presunta efficienza. Punto. Il tuo diritto è incongruo, non è inutile che mi stai a raccontare dei diritti, perché può non starci. Se non ci sta rispetto alla mia presunzione di consenso populistico, non te la prendo. E vale per i diritti come vale per le questioni sociali. È lo stesso ordinamento che si produce. In questo senso io sono più pessimista di Marco, che dice una cosa a cui credo molto, ma che mi sembra in qualche modo spiazzata da queste considerazioni, dalla realtà che mi propone queste considerazioni, e che è la questione dell'ascolto. È verissimo, se tu stai 1, 2, 3, 4, 5 anni, 10 anni, in una condizione in cui la tua parola tende a essere resa irricevibile nello spazio pubblico dal popolo, è evidente che tu stai in una condizione, diciamo, di minorità palese. Irricevibile o non consentita? Non consentita, così. Lo rende lui irricevibile, capito? Lo rende irricevibile. Ora, è vero. Io però, più pessimisticamente, tendo a usare, oggi adattandola un po', anche la categoria gramsciana della rivoluzione passiva. Cioè non è semplicemente che è impedito perché il sistema delle comunicazioni di massa, perché le televisioni, perché le radio, perché i giornali, tutto vero, intendiamoci, ma è impedito anche dalla, in un certo senso, irrecevibilità per una rivoluzione passiva che è intervenuta. Cioè questo potere ha plasmato anche, conosco l'obiezione, ma allora com'è che tante battaglie civili vengono praticate e vinte? Perché è un'altra dimensione. E non sto parlando di quelle tradizionali, grandi, del Partito Radicale di Marco e di tutti voi, cioè divorzio e aborto, perché quella era una condizione tutt'affatto diversa. Potevi, Marco, litigare a morte con i dirigenti del Partito Comunista su quella che sembrava una sordità o una sottovalutazione di quel tema, ma interloquivi, ma avevi una relazione, anche conflittuale, ma una relazione. Quelle battaglie hanno smosso non solo genti, suore, preti, miscredenti, anticlericali, ma hanno prodotto dei sommovimenti nelle forze politiche organizzate, sommovimenti grandi, cioè c'era una interlocuzione, critica, ma interlocuzione. Dov'è oggi? Tu citi giustamente il Papa e il Presidente della Repubblica, ma qual è la relazione con le forze politiche organizzate? Non c'è, perché le forze politiche organizzate hanno subito una mutazione genetica. Esattamente. Hanno subito una mutazione genetica, per cui essi medesimi sono impermeabili a queste istanze. E il punto cruciale è che si costruisce un governo allargato alla società, che coopta istituzioni, organizzazioni, anche quelle che storicamente appartenevano all'altro campo, hanno trasmigrato di campo e sono dentro quello che Agamben chiama la governamentalità, cioè non solo la governabilità, cioè una funzione della politica, ma un mutamento, come dire, culturale, a quasi antropologico. La politica risponde solo alla domanda oggi, la politica di oggi risponde solo alla domanda chi vince le elezioni e chi governa. Non che cosa fare, cosa cambiare, come far vivere la gente, quali problemi, non c'entra. Il punto è risolvere questo problema. Chi vince? Che è, come mi insegna Marco, il contrario della cultura non violenta, il contrario. Chi crea, esattamente, non chi vince. E non chi vince, esattamente, è proprio il contrario. Questo lo rende impermeabile, è questo che rende impermeabile. Dunque,
dunque, per chi in qualche modo intende continuare a far vivere un pensiero critico e una creatività nella propria esistenza, umana e politica, il problema è proprio quello, in qualche modo, di fare i conti criticamente con questo nuovo sistema, non con quello precedente, con questo. E qui vorrei dire un'altra cosa. Io spero davvero che ce la si faccia a far vivere il Partito Radicale, perché sarebbe un'operazione contro legge storica. Naturalmente, questo rimuove una grande ambizione. In questo modo mi sento solidale. Spero che si capisca. Se questa battaglia fosse stata condotta nella Prima Repubblica e nei dintorni di quella che impropriamente sta chiamata Seconda, sì, avrei avuto simpatia personali per quelli che conducono queste battaglie, come li ho sempre avuto. Ma non di classe. Scusa se inserisco questo. No, ma non di classe. Cioè, mi sarei sentito coinvolto emotivamente nei confronti di persone che stimo, ma non politicamente. Nel senso che se muore, pazienza. Se muore il Partito Radicale, non se muore Marco Pannella, ma se muore il Partito Radicale, pazienza. Ne faremo una ragione. Ma qui invece, secondo me, è in discussione un altro punto, perché secondo norma il Partito Radicale dovrebbe morire. Ma non solo per le cose che dice Marco, che pure condivido, per una ragione più di fondo, che è incompatibile con il nuovo ordine. È incompatibile con il nuovo ordine. Come sono diventate incompatibili tutte le grandi famiglie di cultura politica, che non casualmente sono state cancellate o si sono suicidate, mettetela come volete. C'è un soggetto politico che si possa chiamare comunista? C'è un soggetto che si possa chiamare socialista? C'è un soggetto politico che si possa chiamare liberale? C'è un soggetto politico che possa chiamarsi democratico cristiano? No, non ci possono essere. I soggetti politici sono innominabili politicamente, perché sono privi di natura politica. Sono soggetti di accesso, conquista al governo, quindi tendenzialmente insignificanti dal punto di vista delle culture politiche. Non si chiamano così perché non si possono chiamare, non perché non c'è ragione di chiamarli così, perché il principio guida è la governabilità, non il pluralismo, il confronto, la creatività. Per cui, siccome i radicali appartengono, diciamo, a una tradizione forte, che non casualmente Marco citava a partire dal 41, e in ogni caso, se anche volessimo travalicare questa, appartengo dalla grande famiglia liberale, alla grande cultura liberale, no? Queste culture sono oggi considerate un ingombro, sono non solo fastidiose, sono, come si può dire, degli elementi che contraddicono la presunta razionalità della scelta politica legata, e qui richiamo di classe, alla costruzione di civiltà che produce il capitalismo finanziario globale, di civiltà o di inciviltà, come volete. In questo senso il Papa sente giustamente la sfida. Quando dice, badate che il demonio non è quello che potete voi immaginare fantasticamente, ma il demonio è l'ordinamento della società secondo la primazia del denaro, dice una cosa che coglie, secondo me, precisamente, e ci porta al di là di questo valico, questo elemento, che noi siamo di fronte alla fondazione di una cosa che, a partire dall'economia, ha una presunzione di fondare una civiltà. Adesso, se volessi esagerare, direi persino un'antropologia. Se volessi esagerare, una nuova antropologia. Questa nuova antropologia pretende
pretende che, per usare la vecchia categoria sartriana, che siamo ridotti a una condizione seriale. Tu, se stai fuori dalla condizione seriale, devi uscire di scena. Per questo, se il Partito Radicale ce la fa, in qualche modo dice che ce la si può fare in diversi, perché dimostrerebbe che non è vera che questa incompatibilità, come si può dire, attesa, il sistema attende l'incompatibilità. Cioè, tu devi morire, come sono morti i tuoi, come dire, fratelli coltelli, ma sono morti. Tu hai detto il nome del nuovo ordine. Sì. Scusami, di dell'ordine nuovo. No, non è l'ordine del nuovo ordine. Hai capito? Cioè, i tuoi fratelli coltelli sono già morti. Sei rimasto solo tu. E quindi devi morire. Non fosse altro che perché non puoi citare la memoria. Se ce la facciamo, in qualche modo vive una contraddizione. Cioè, vive un elemento che dice, è vero, la tendenza è quella, ma non è detto che non possa entrare un granello di sabbia in questo ingranaggio. Se resta un granello di sabbia in questo ingranaggio, io penso che ci potrebbero entrare prima o poi anche dei sassi, appunto quelli di classe. Ma se invece viene stritolato anche questo granello di sabbia, è l'ordine che si costituisce. E allora, naturalmente, tendiamoci bene, ho finito. Questo non vuol dire che si possono impedire delle lotte in nessun regime, neanche nelle carceri, vero? Non c'è niente da fare. Cioè, neanche a quello che si appresta ad andare a mettere la testa sotto la ghigliottina puoi impedire di pensare male del suo carnefice. Ma è cosa assai diversa dal poter costruire alternative di società. È diverso. Allora, ci sarà sempre, diciamo, lo spazio per fare delle battaglie nella società cosiddetta civile. Per cui la battaglia per le carceri ce la puoi fare, per l'acqua bene comune, badate che sono cose importantissime, sono cose a cui attribuisco un'importanza fondamentale, persino più alta della gerarchia della politica del quadro delle istituzioni. Non è questo il punto. Però, come si vede, diversamente da divorzio e aborto, avvengono in uno spazio che non contamina la costruzione della politica organizzata nelle istituzioni. Non è vero che sono condannate all'impotenza, non è vero per niente. Possono anche risultare vincenti. Ma quello che il sistema tende a impedire, esattamente, che ci sia un soggetto politico, partito o come vuoi chiamarlo, quello che vuoi tu, che renda permanente la presenza di un'opzione critica, non semplicemente prodotta da un'istanza di movimento, per quanto grandissima, ma invece che sia una presenza critico permanente che indica l'esigenza di nuova norma, di nuova istituzione, di nuova organizzazione, di nuova regola. Ecco, spero di aver detto perché questa vicenda che sembra riguardare il Partito Radicale, diciamo tendenzialmente condannato a morte, come i suoi fratelli coltelli e no, è una questione che riguarda tutti coloro che pensano che la politica non è definitivamente condannata a essere semplicemente il servo della costruzione di un potere autoritario. Beh, una bella premessa, mi sembra, Marco, per guardare la strada che porta al possibile congresso del Partito Radicale, l'ottavo congresso italiano. Cioè, Bertinotti ci ha dato un che fare, che è un che fare che riguarda tutti noi, tra l'altro. Guarda, sul congresso parleremo, ma il problema, l'alternativa oggettiva che abbiamo, mi pare, che può essere anche sognata da qualcuno, e qui ricorderò perché sono cocciuto, e allora rispetto a Teilhard de Chardin e a altre
riferimenti di Papa Bergoglio, io continuo a rivenire fuori con i miei Bernanot Camus, e lì c'era questa splendida cosa che al curato di campagna, il suo maestro, gli dice testualmente, scusate se lo dico in breve, in francese, perché ce l'ho da quando l'ho letto a 17 anni, credo. En toi, la prière s'écoule en rêve, rien de plus grave pour l'âme que cette hémorragie-là. Il sogno come evasione ed altro, e come non disciplina, non consapevolezza, non prudenza. E gliela ripropongo, perché lui in questo momento deve fare i conti proprio con la forza antropologica, non a caso risorgente e apparentemente rivincente, della ragion di Cesare, della ragion di Stato contro la ragion dei Pietro, contro la ragion dei Paolo, ma soprattutto con la ragione di coloro che vogliono dare corpo, al, come è possibile nei suoi limiti, all'assoluto nella umiltà e non nella modestia dei comportamenti e delle scelte dette politiche ed altro. Quindi questo. Sicché io direi che in questo momento, se dovessi raffigurare in termini di classe, insisto su questo, con i dati di oggettività, qualche volta abusivi, no? O presuntuosi, ma tu hai nominato Gramsci e io continuo in questi giorni a rifissarmi su una cosa che abbiamo appreso da un anno per una ripresa in un libro. Quando Gramsci carcerato, Gramsci dei quali molto spesso, devo dire, rispetto alla cultura francese, che appariva apologetica di Gramsci e poi non ci trovavo granché, quando lui sceglie in carcere un fatto rivoluzionario, dice: noi dobbiamo passare dalla dittatura del proletariato alla egemonia, e quindi abbiamo una parte di Manchester, delle lotte, e non quindi perché lui aggiunge e precisa: questa possibilità di egemonia può essere solo inclusa, ospitata, nutrita dalla organizzazione democratica liberale dello Stato. Allora, proprio in quegli anni, no? E allora poi mi viene, anche a te ti verrà, anche in quegli anni la società fabbiana, anche quell'altro abruzzese, De Ignazio Silone, che raccontava le cose che raccontava, quell'altro liberale, quell'altro abruzzese, continuo a ripeterlo, lo ritengo, poi Matteo mi picchia, ma perché ripeto troppo spesso, ma davvero trovo profetico quando Don Benedetto viene alla prima manifestazione che doveva essere di trionfo dei vincitori, la prima internazionale liberale che viene fuori dopo il 45-46, Luci deve andare, e lui aveva a che fare già come noi radicali col matriarcato, a casa a moglie e figli eccetera, una cosa, no, non ci vai perché sei vecchio. Quello si incavola un po', dice: sai che vi dico, l'altro scrivo, e manda quello splendido messaggio, perché in quel momento lui, che aveva detto perché non possiamo non dirci cristiani, ma che anche aveva riconosciuto le ragioni di Bertrand Russell, quando Bertrand Russell gli aveva risposto perché possiamo, non possiamo dirci cristiani, eccetera, e ti viene fuori, a me mi colpì, che ho 17 anni, quando lui dichiara, scrive: se io potessi venire, e ste donne non mi impedissero, eccetera, insomma, vi inviterei qui a fare che cosa? Ad intonare ora, come apertura dei nostri lavori, il Veni Creator. Ma lui lo ripete due volte: Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. E allora, in quel momento, tutte le cose che abbiamo apprese, quelle che sappiamo cosa succede del mondo cristiano, non solo De Gasperi, Adenauer,
No, in tutto il mondo, anche cristiano tedesco, per esempio, le posizioni contro l'Ollenauer, nostro socialdemocratico, e via dicendo, nazional socialdemocratico, abbiamo invece Adenauer, in quel periodo enorme. E oggi, quindi, torno, credimi, voglio approfittare per onorare la tua presenza. Io questa fissazione della classe ce l'ho sempre avuta, ho sempre detto, nella visione liberale non dobbiamo essere astratti rispetto alle realtà materiali, dette materiali, che poi quando durano nel tempo sono per essenza spirituali, prendono corpo, prendono forma. E allora adesso dico che l'ingombro che si trova l'attuale potere, che è di rivincita della ragion di Stato, e ti prego, credo che Matteo sta preparando una Bruxelles 2, contiamo molto sul tuo apporto in quel momento anche filosofico e ideologico in questo nuovo dibattito, diritto alla conoscenza, nella quale sosteniamo, facciamo una correzione a quello che già è incardinato all'ONU come diritto alla verità. Io quando vedo la V maiuscola sono prudente, probabilmente fino all'imprudenza. E allora noi diciamo il diritto alla conoscenza, e a questo punto vorrei sottolineare che è la battaglia che la scienza non scientista, la conoscenza, quando rivendica con la coscione la libertà della ricerca, la libertà di ricerca scientifica, quella che sta così a cara al Dalai Lama, per esempio, coincide col diritto alla conoscenza laica del singolo rappresentante della specie umana animale, come appunto, tant'è vero che io dico che noi dovremmo smetterla a livello del linguaggio comune, l'esperanto, la stiamo usando in un certo modo, ma credo che sia un diritto umano da proclamare all'ONU, il diritto con le tecnologie moderne e via dicendo, perché l'unico linguaggio umano universale non sia quello dei servizi segreti e delle nuove tecnologie, goda anche del linguaggio della parola ed altro. Ecco la complessità, no, delle lotte, che è la complessità che dobbiamo fare. Ma ripeto, è una espressione di una visione della società, gracchi o non gracchi, non mi interessa, come dialettica dei distinti, non delle contrapposizioni, tesi, antitesi e via dicendo. I distinti, quello fra la società, la classe che si muove e non opera contro il nemico, ma opera per offrire anche al nemico forza maggiore di convincere. Ecco la sostanza, credo, importante. Quando mai abbiamo fatto in 40 anni un dibattito su questo, ma devo dire perfino alle università, tanto per dirlo così. E in questo vorrei solo informarti, non puoi, c'è stato un periodo di 2 anni in cui proprio nella pubblicistica nostra, facendo a 200.000 copie un giornale, eccetera, avevamo preso la posizione, cioè, noi siamo per il terzo Stato, ma stiamo, cioè si chiamava Terzo Stato il giornale, è venuto, ma per noi il terzo Stato non è quello delle parti di terzo Stato di già affermatesi, no, in qualche misura egemonizzando a livello sociale e politico la realtà dello scontro di classe che c'è, ma il terzo Stato non è quello adesso dei minatori, che anche il Labour Party sta cercando in qualche misura di ricondurre alla realtà storica. Erano egemoni, non avevano più motivo di esserlo, no? Se non come in qualche misura mantenitori di un potere acquisito all'interno della classe, no?
e quindi privo di quella, priva di Dickens, scusami se, no, che aveva fatto la forza, devo dire, del terzo stato britannico e d'altrove. Oggi siamo al centro di questa realtà, credo, di classe. Quando penso agli ultimi scritti, ma agli ultimi scritti di Lucio, ma anche le parole, non le ho sentite ieri avanti ieri, di Luciana, delle altre della nostra storia, è chiaro che quello che dobbiamo sentire come la strada, quindi il marciapiede, è qualcosa che dobbiamo pure tenere presente, come vivono sia in Sicilia sia nelle valli valdese. Il fatto che nei referendum poi venivano fuori queste cose incredibili. A Nichelino avevamo il massimo di voti per l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, a Nichelino, dove il partito come tale aveva il 68%, e invece c'era. Allora oggi questa profezia, diciamo, di Gramsci, quando dice l'egemonia, oggi è possibile questa, non la dittatura strumentale per il bene dopo. Piccola parentesi, penso sempre con gratitudine e riconoscenza a un compagno comunista storico, Vittorio Vidali, che è quello che, perché comunista, ma comunista, devo dire, della terza internazionale, c'è niente da fare. Lui, mentre fanno in Europa il Ribbentrop, Molotov, va in Messico a compiere l'assassinio di Trotsky, no? Terza internazionale, eccetera. Perché mi ricordo? Perché quando poi riprendiamo Non è proprio sicuro che fosse Vidali. Sì, non è sicuro, diciamo che però... No, ma io ne ho parlato anche un po' con lui, diciamo. È la strumentazione, se materialmente quell'aggeggio era lui che l'aveva trovato, non era quello. Ma io ho dato più valore, mi pare, alle 200.000 lire che Vittorio Vidati, alla prima sottoscrizione che facemmo, volle dare ufficialmente al partito per la nostra lotta del 70, ma non mi ricordo quale altro. E quindi oggi il problema è di classe più che mai, solo che cosa vuol dire? Quali sono i valori di classe? Beh, quelli antichi, ancora una volta la durata e forma delle cose. Noi sappiamo come l'empito, artigianale, l'empito socialdemocratico veniva definito in qualche misura, no? Della difesa del lavoro materiale, del lavoro artigianale, anche sulle Alpi Apuane dopo un po' erano divenuti crassi produttori di marmo, vi dicendo. Questo dobbiamo e allora lo riconquistiamo se viviamo da umili, non con gli umili. E le lotte sulla giustizia, io non dico sul carcere oggi, sul diritto, quindi sulla legge, quindi sui comandamenti, sulle norme, per noi laicizziamo. Perché dico che noi come statuto, lo ripeto, poi Massimo Bordin ha dei dubbi, meno male che li esprime. Io ricordo che quando ci si poneva il problema, ma dove Capperi avete trovato gli antecedenti per ispirarvi a questa forma di organizzazione del partito? Io, guardate, l'unico che posso a livello soggettivo, non oggettivo, dirvi è dalle comunità monastiche. Dalla regola, l'umiltà della regola. Quello che è importante è che tu li studi nello stesso luogo e nella stessa ora, insieme con gli altri monaci, studi in quel modo. Anche se poi non è importante se quello che produci è ortodosso o eterodosso, l'essenziale è la regola. E questa regola, direi, anche antropologica, per un minimo, allora non c'avevamo il digitale. Qualche volta qui lo dico, ricordiamoci un tantino che forse il calore o il gelo
del vivere per regola insieme, anche materialmente, è qualcosa di cui la classe ha bisogno, no? Perché condiziona la produzione intellettuale. Altrimenti è vero, abbiamo a che fare con un liberalismo, liberismo o altre cose del genere, al quale puoi imputare semplicemente: tu vuoi continuare a farci convivere con i rifiuti contemporanei, no? Tu, mentre i rifiuti oggi sono il principale pericolo per l'umanità, a monnezza, no? Da tutte le parti. E qui vorrei dire, penso che nella riflessione di classe, e lo dico a te perché tu hai le riviste, tu scrivi, io no, è necessario questa enorme urgenza, tremenda e affascinante, della situazione cinese. Situazione nella quale il Dalai Lama, Rabia Khader, in modo, a mio avviso, al livello del 41 del manifesto di Ventotene, loro hanno sparato una verità. Noi non vogliamo essere indipendenti da, noi vogliamo, la dichiarazione ufficiale, più democrazia e libertà per gli Han, perché poi non vogliamo essere discriminati, ma non vogliamo il mito, purtroppo catalano, scozzese, da tutte le parti, eccetera, della indipendenza nazionale invece che della interdipendenza sociale, umana, filosofica, eccetera. Questo è possibile. Se fosse possibile, qualche esempio domani potrebbe esserci, ma la nostra comunicazione è qui, è da Radio Radicale, cioè è impedito al popolo, in fondo, di prenderne atto. Però il caso, se viene chose, il caso potrebbe... E allora aspetto quello che dica, io, siamo Chiesa, con le mie sorelle chiedo immediatamente l'iscrizione al Partito Radicale, perché quel servizio voglio che duri, si protragga, e per poterne usufruire attraverso il caffè al giorno che darò a questo che sta morendo anche di mancanza d'acqua in qualche misura, no? Che c'è il rischio concreto. E posso pensare a Don Andrea Gallo, che non c'è, agli altri, e dico: oh, non fare il dritto, Andrea, perché la compresenza è vera, di viventi e di morti. Muovite, e possiamo dirlo a Calocero, a Capitini, possiamo dirlo ai nostri compagni, possiamo dirlo a quel compagno comunista così importante in Livorno, napoletano, che guarda caso nel 50, nel 60 mi pare, dovendo venire a Roma, veniva a via 24 maggio nella sede del Partito Radicale, proprio nel momento in cui il direttore di Umanità Nova, sappiamo chi era in quel momento prestigioso, anche lui era molto vicino a noi. E allora, classe, avanti, su, il terzo Stato non può essere, come dire, governato da chi è stato terzo Stato 100-150 anni fa, ma da chi oggi lo è. Per me è noto, quando facevamo la battaglia contro lo sterminio per fame nel mondo, noi in quel momento con il Papa Polacco, che era tutto d'accordo e benedicendo, noi dobbiamo finanziare, usare la delocalizzazione, perché tutto il terzo Stato emigrante da 100 anni italiano ed europeo non se ne vadano a Brooklino o in Canada, in Venezuela, ma vengano nel nord Mediterraneo, vengono qui per installarsi qui e qui creare appunto la classe, grazie al fatto che loro già stanno poveretti allora, delocalizzandosi in Romania, perché era un'esigenza della struttura. Ecco perché
ammetto, io aspetto una buona notizia, che qualcuno dica, oh, con i miei fratelli, con le mie sorelle, con gli altri siamo qua a inaugurare, magari con Fausto, con Marco, che la tessera per il 14-15, perché non è un caso importante tessera a tempo, come fai con un'azienda che tu dici io ti pago l'abbonamento per il metro per l'anno prossimo perché mi serve quel metro, ma altrimenti mancherà anche a tutti gli altri ai quali può servire. Succede? Può accadere? Io penso in qualche misura che appartenga al possibile, quale la scienza, rivalutando la neuroscienza, proprio quella, la forza materiale evidente di quello che passa ai sensi umani come spirituale e non materiale. È una cosa che forse dovremmo essere più attenti. Quello che scopre, c'ha il premio in Francia, a Parigi, tutto quanto, scopre che il vuoto è abitato da milioni invece di virus, di esseri perfetti. E la rivoluzione è lì. E allora la neuroscienza e Papa Bergoglio, credo che siete oggi espressione congiunta, e non a caso termine la congiunta, i congiunti, eccetera. Così come, grazie a Don Benedetto, possiamo parlare dei distinti e non degli opposti. Che grande importanza, grande forza. Lui inserisce quell'abruzzesaccio lì, che era pure astuto, che cosa? Nei distinti costitutivi dei valori, l'utile e nell'apertura della cultura, diciamo, continentale europea allo sperimentalismo critico anglosassone, no? Che è quello dei distinti che vanno curati, coltivati e fatti crescere assieme, e non di quell'altra posizione nella quale quello che non è materiale non esiste, non conto, o quello che è spirituale può essere semplicemente un modo per evadere concretamente alla verità vivente della materia e dell'altro. E quindi succederà fra qualche ora? Ma io spero di sì. L'esempio, certo, ma l'esempio deve essere conosciuto. La scientificità dell'abbrutimento di questo momento, del disordine costituito, è che è così intima, no? Che, come sappiamo bene, distrugge anche la potenzialità materiale del nostro. Io te l'ho già accennato, Fausto. Credo che se noi riuscissimo a fare leggere in qualche posto, in Africa o dove che sia, una pagina del Partito Radicale, quella nella quale si dice oggi, grazie a Aldo Loris Rossi, ci abbiamo messo 1,5 milioni d'anni per raggiungere come specie animale umana il primo miliardo di membri. Poi nei 70 anni successivi, a 70 a fronte di 1,5 milioni di anni, nei 70 successivi ne è arrivato l'altro miliardo. Ma sapete che vi dico? È che adesso, nel decennio precedente a questo, in 10 anni abbiamo raggiunto un altro miliardo. E allora il consumo di territorio, tutto il concepire, il procreare concependo, avendo la responsabilità di... E tutto questo è di una ricchezza immensa. Io vorrei che fosse di classe, cioè fosse di popolo, cioè fosse in modo emozionante dei valori di libertà individuale e sociale contemporaneamente, perché riguarda la vita del mondo, pare. Presidente, come ci lasciamo? Come dice Marco. Quindi succederà quello che... Ci contiamo. Ci contiamo.
Ci contiamo, è il caso di dirlo, insieme Marco Pannella, insieme a Fausto Bertinotti. No, ma è giusto che adesso è una cosa troppo importante e troppo rilevante. Credo di aver, per quello che potevo, dato questo contributo, ma è giusto che sia Marco ad aver detto le cose conclusive anche nel modo con cui le ha dette. E poi facciamo un'ipotesi, perché è un'ipotesi, ci ho parlato, eccetera, ma penso piuttosto a quello che gli frulla in testa che a quello che dice. Se Monsignor Paglia, per fare un nome, decidesse, avesse deciso di dire quindi mi mobilito, do l'esempio senza presunzioni, ma se tutti noi, sente Gidio, ma non solo, gli altri, a questo punto fossimo fra i primi acquisitori della tessera per arrivare a 50.000, 100.000 e non a 2.000, beh, io non sarei sorpreso e credo però che sarei anche non sarei sorpreso nemmeno se non accadesse. Quindi qua è la cosa stretta e vedremo nelle prossime ore chi, ma in quanto consapevole di volere poter essere il rappresentante di una comunità, compisse lo stesso gesto. Grazie a Marco Pannella, grazie a Fausto Bertinotti, ai presenti e a chi ci ha seguito. Linea allo studio.